Siamo, ahimè, all'ultima puntata del nostro 8° Festival di Limes e non possiamo che chiudere su di noi, su che cosa saremo, immaginiamo saremo fra 30 anni, Italia 2051, tema che discutiamo con Dario Fabbri e dovrebbe essere collegato, anche se non lo vedo, con Lapo Pistelli. Eccolo, ciao Lapo. Ciao Lucio, ciao Dario. Lapo Pistelli che purtroppo non è potuto essere qui, ma sarà con noi a tutti gli effetti da casa sua, con quel bel palmizio dietro. Lapo Pistelli, direttore di Public Affairs per Eni. Tocca a me aprire un po' i giochi e quindi la mia tesi, tanto per essere subito precisi, è che o l'Italia ben prima del 2051 si dota di uno Stato vero oppure sono guai seri. Perché? Perché ci siamo detti, raccontati e riraccontati in questo festival che siamo da tempo fra i favolosi gaudenti del mondo post-storico. Però non è una condizione eterna e non è affatto detto che l'Italia non debba invece essere di nuovo confrontata con la storia, malgrado se stessa, nei prossimi anni e decenni. Voglio dire che le vacanze, a mio avviso, stanno per finire, che le dinamiche geopolitiche che abbiamo esaminato in questi giorni, proiettandole nel futuro, non promettono esattamente un quadro di sicurezza e stabilità per il nostro Paese, proprio per i dati strutturali, adesso proverò a fare qualche esempio, fare un piccolo elenco, e che quindi bisogna attrezzarci a reggere questi venti che rischiano di investire un paese abbastanza nelle nuvole e soprattutto che non ha saputo, voluto, potuto dotarsi di una struttura statuale seria. Perché insisto sullo Stato? Perché ormai siamo abbastanza addentro ai fondamenti della geopolitica, gli attori geopolitici sono stati, sì, poi ci sono anche altri attori di altro livello e taglia, ma essenzialmente la partita si gioca fra stati, alcuni più forti, altri più deboli, ma tutti stati. E l'Italia è in una condizione di svantaggio proprio perché ha, voglio essere generoso, perché l'ultima sera uno Stato un po' debole e questa debolezza diventa a un certo punto un pericolo. Quando lo diventa? Quando non devi più semplicemente amministrare l'ordinario, ma devi affrontare delle emergenze. Devo dire che nel caso specifico dell'emergenza che ci obbliga a girare, ai noi, con le mascherine, ci siamo alla fine comportati, non lo Stato, noi italiani, ma per riflesso un po' anche lo Stato, meglio di quanto molti prevedessero, non solo all'estero ma anche noi italiani, e che quindi noi non siamo condannati a una totale indisciplina perenne e che quindi una qualche possibilità di realizzare delle strutture statali che siano legittimate ed efficienti ce l'abbiamo. E naturalmente questo prevede però un percorso, non è che uno Stato si inventa dalla mattina alla sera, e so che Dario qualcosa ci dirà anche sui fondamenti che possono portarci ad avere una decente statualità. Quali sono i venti che possono investire il nostro Paese e soprattutto dove lo possono portare? Beh, portare è molto, ahimè, semplice. Torniamo alla carta matrice di Caoslandia, noi siamo sulla faglia di Caoslandia, se ci va male, la prossima carta che faremo nel 2051 la farete voi, beh, insomma, ci vedrà al di sotto della soglia e questo non è il destino che immagino per la mia vecchiaia e per i miei figli e nipoti. Quindi il nostro rischio è quello di, in una fase di dinamiche e di mutamenti che possono diventare anche molto pericolosi, per esempio se si arrivasse, non dico a una terza guerra mondiale, ma comunque a degli eventi bellici che potrebbero investire anche il nostro continente o i cui riflessi potrebbero investire il nostro continente, beh, insomma, dovremo avere le attrezzature necessarie per reggere dei venti piuttosto potenti. Questa nostra condizione di faglia ci espone evidentemente più di altri paesi.
e però espone anche gli altri paesi alla tentazione di scaricare su di noi una parte dei loro problemi, di usarci un po' come carta assorbente, per esempio nel campo minato delle migrazioni, che a mio avviso non vanno prese letteralmente, non vanno prese semplicemente guardando il cruscotto, peraltro utilissimo, del Ministero dell'Interno, che ci informa quotidianamente su quanti sbarchi avvengono in Italia, da dove provengono. Domanda fra l'altro che rivolgo a me stesso, al Ministero dell'Interno: ma perché si informano e ci informano unicamente degli sbarchi e non ci informano delle migliaia e migliaia di persone che, senza sbarcare dal mare o in quei traghetti della paura, per esempio arrivano in Italia attraverso i valichi alpini, attraverso in particolare i valichi della frontiera orientale? Ma comunque non sono i numeri, sì i numeri contano, ma non sono decisivi. Conta il modo in cui vengono raccontati. E siccome ormai abbiamo deciso che le migrazioni sono l'apocalissi, ne parlava prima Schiavazzi ricordandoci che il 21 novembre è il giorno dell'apocalissi, si tende a iperenfatizzare questo fenomeno, a immaginare chissà quali sconquassi. Ma poi nel medio-lungo periodo il problema si pone per tutti e si porrà anche per noi. Siamo noi capaci di assorbire queste migrazioni, di gestirle? Non dico di assimilare i migranti e chiedere troppo, ma comunque di impedire che mettano a soqquadro il nostro equilibrio sociale e invece utilizzarli come motore del nostro sviluppo e nei limiti del possibile poi farne partecipi dei nostri interessi di italiani. Io penso che questo sia possibile, ma richiede molto, richiede una coscienza di noi stessi, richiede una pedagogia nazionale, richiede la capacità di raccontare noi stessi a chi non ci conosce. Il problema migratorio, dicevo, ma ci sono altri problemi che riguardano il fatto che a causa dell'allentamento della pressione americana in Europa, che a mio avviso è destinato a continuare almeno finché non sarà risolta, e non credo sarà risolta presto, la partita con la Cina e anche con la Russia, a causa di questo allentamento della pressione vengono scaricate sull'Italia delle responsabilità a cui non siamo preparati. Per dirla con una battuta eccessiva ma rivelatrice, quella che Trump disse a Conte: avete un problema in Libia, ma mandateci le vostre meravigliose forze armate e il problema è risolto. Ecco, ovviamente sono battute del piffero, ma che rivelano un certo umore che circola dall'altra parte dell'Atlantico, che è il nostro paese di riferimento, piaccia o non piaccia, dal 1945. Non solo questo, nel caso migratorio vediamo molto bene che l'atteggiamento anche di paesi vicini, cugini, latini nei nostri confronti non è esattamente di solidarietà, su vari fronti. Innanzitutto sul fronte immediato della ricezione dei migranti, semplicemente chiudono la porta, chiudono la frontiera e sono cavoli nostri, ma anche alla radice. Noi adesso stiamo per firmare, un trattato bilaterale con la Francia, che almeno formalmente sarebbe piuttosto impegnativo. Non sarà il trattato dell'Eliseo, cioè quello che lega Francia e Germania, mettendo i due paesi affratellati come se fossero una coppia, cosa che non sono, ma certamente un trattato con la Francia per noi è piuttosto impegnativo. Che cosa vuol dire però questo? Ci siamo chiesti che cosa vuol dire avere un trattato con la Francia e prenderlo sul serio in Nord Africa? Per esempio vuol dire andare a sbattere con i turchi. Però con i turchi, siccome noi vogliamo bene a tutti e siamo veramente larghi di cuore, stiamo invece in afflati amorosi, malgrado ci abbiano soffiato dopo 100 anni quella frontiera libica, quella quarta sponda, quella Tripoli su cui l'italietta giolittiana aveva fondato le sue meravigliose aspettative per il futuro. Quindi sostanzialmente alla famosa frontiera di Caoslandia noi abbiamo fra gli altri attori una Francia a cui siamo legati sotto vari profili, soprattutto in quell'area siamo legati da varie dispute e conflitti che risalgono almeno alla metà dell'Ottocento, confrontata con le potenze che opportunisticamente,
approfittano appunto delle crisi locali e dell'allentamento della pressione americana per inoltrarsi lungo percorsi abbastanza avventurosi ma evidentemente seducenti. Penso alla Turchia, impulsione neoimperiale, o meglio imperiale, perché la Turchia non ha mai rinunciato a questa pulsione, semplicemente per un certo periodo della storia gli americani gli hanno detto: tu fai la guardia alla frontiera sovietica e occupati di questo. E adesso però appunto i tempi stanno cambiando, le memorie tornano, le radici profonde si riscoprono. La Russia si sta inoltrando anch'essa lungo la frontiera che ci divide da Causlandia per dimostrare innanzitutto a se stessa e poi agli americani e al resto del mondo che sono ancora una potenza, diciamo, non solamente regionale, proiettata in una regione più ampia, che vuol dire per esempio l'Africa, vuol dire tutto lo spazio nordafricano, il Mar Rosso, eccetera. Così che oggi ci troviamo addirittura i russi in Centrafrica piuttosto che in Mali, dove abbiamo sciaguratamente inviato una missione militare per dare un segnale di simpatia ai francesi. I francesi se ne vanno, arrivano i russi. Questo per dire come i movimenti intorno a noi, che qui vengono malamente percepiti, rischiano di risvegliarci bruscamente da un sonno post-storico che evidentemente non può essere eterno. Ma poi, e chiudo, ci sono le faglie interne, faglie strutturali. Ho segnalato quella principale, cioè la debolezza dello Stato, ma la debolezza dello Stato è il riflesso di una scarsa coscienza di chi siamo, da dove veniamo e soprattutto che cosa vogliamo. E qui so che Dario dirà sicuramente qualcosa, quindi mi fermo qui. Ma soprattutto credo che sia importante considerare che ci sono delle pressioni esterne che possono congiungersi con delle debolezze interne. Faccio un esempio. Come sapete, l'Italia ormai da 6-7 anni perde abitanti. Non era mai successo prima nella sua storia. Siamo una sessantina di milioni arrotondando. Nel 2051 saremo 54-55 milioni, mentre per esempio la Francia, come ci ha ricordato con un po' di goduria il nostro amico Olivier Kempf, supererà fra un paio di decenni, no, un po' di più, insomma, supererà la popolazione tedesca. Il problema non è tanto il numero degli italiani, perché si può vivere benissimo anche con 54 milioni. Il problema è che c'è la parte più esposta dell'Italia a quelle dinamiche mediterranee, e quindi il sud Italia, ma anche le zone interne, che è in via di spopolamento rapido, accelerato, molto più di quanto avvenga a nord. Anzi, a nord siamo abbastanza stabili sotto il profilo demografico. Cosa vuol dire? Che tu hai la massima pressione sulla minima area di resistenza, minima per due ragioni: ci sono meno italiani e c'è meno Stato, e insomma non è proprio una condizione ideale. Ultima considerazione, noi immaginiamo di avere tempo, immaginiamo di vivere fuori dal tempo, perché che cosa vuol dire poi essere post-storici alla fine? Oltre che essere in qualche modo fuori dalla storia, vuol dire soprattutto immaginare di non vivere nel tempo, di vivere in una condizione privilegiata e soprattutto immutabile. E questo è veramente il modo peggiore di affrontare le realtà, specialmente quando le dinamiche si accelerano. E siccome io sono convinto che anche per alcune permanenze geopolitiche, parlavo ieri della frontiera tra Est e Ovest Europa, queste dinamiche si stanno muovendo, queste permanenze si stanno muovendo, stanno diventando dinamiche pericolose per noi. Credo che sia ora di rendercene conto, ed è quello che noi proviamo nel nostro piccolissimo a fare insieme a voi. Grazie. Buonasera a tutti, grazie Lucio. A me il compito di esaminare insieme a voi in questo poco tempo a che punto siamo in questa fase, quindi riprendendo ciò che spiegava Lucio Caracciolo, che si è concentrato soprattutto sull'assenza di uno Stato in Italia, quindi del nostro essere gassosi sul piano dell'esistenza stessa della nazione quanto apparato. A me invece in questa parte del nostro incontro
dicevo, il compito di occuparmi del fattore umano, quindi di scendere sotto la struttura ed andare alle fondamenta, o quelle che dovrebbero essere le fondamenta della struttura. In particolare, eccoci qui, vorrei partire da questa carta che pensai quando Draghi è stato scelto come Presidente del Consiglio, quindi lo scorso inverno, e poi realizzata da Laura Canali. Qui si vede le funzioni che avevo immaginato dovesse avere Draghi e che gli altri pensavano di avere nei confronti di Draghi, sfruttandolo, manipolandolo, come si fa tra potenze, ovviamente, che sono sì vicine ma anche concorrenti e rivali. Lascio a voi l'interpretazione di quanto fosse azzeccato e quanto no. Nella mia massima presunzione mi pare tutto, ma evidentemente posso sbagliarmi, ma questo conta veramente molto poco. Ciò che resta di questa fase è un cambiamento che non può essere definitivo. Cioè, si ha l'impressione, ed è tipicamente italiano, perché poi è un modo di smarcarsi dalle proprie responsabilità, che come nel calcio, se prendi l'allenatore giusto, tutto cambia. Quindi, secondo tale teoria, basterebbe importare una classe dirigente, non so voi quale paese abbiate maggiormente nel cuore, stimiate di più, importarla, e quindi questo trasformerebbe l'Italia in qualcos'altro. Le cose non funzionano così. Nonostante la cantata fase migliore del nostro paese, di fatti strutturali non ce n'è stato nessuno. Ciò che è avvenuto, ed è la ragione per cui poi Draghi si trova lì e sta svolgendo in questo senso egregiamente il suo compito, era quello di rappresentare l'anti-italiano credibile agli occhi dei tedeschi, che qui devono far arrivare i soldi che a loro volta garantiscono davanti ai mercati, poi emessi in bond dalla Commissione europea. La prima tranche ce la siamo guadagnata così, non per Draghi, perché la Germania ha necessità di salvare noi e soprattutto il nord Italia, e Draghi rappresenta agli occhi dell'opinione pubblica tedesca, non agli occhi del governo tedesco, che già sapeva di doverlo fare con qualsiasi governo italiano, parliamo di cose serie, ma agli occhi dell'opinione pubblica tedesca ci voleva Draghi per dire ai tedeschi: non è italiano, è un signore diverso, molto più serio, ci dobbiamo fidare, lui non li sperpera, ha una formazione differente, ha guidato la BCE, anche se in Germania la sua guida della BCE non ha lasciato esattamente ricordi eccezionali, e così via. Fin qui ci siamo. Quindi Draghi doveva svolgere e compiere, come vedete da questa carta, una piroetta, che poi era una piroetta obbligata anche questa, cioè era impossibile il contrario, recuperare il cosiddetto atlantismo, che è una delle grandi fiction, delle grandi finzioni della nostra politica estera. Perché nell'atlantismo c'è un margine di arbitrarietà che non esiste, cioè possiamo anche non essere atlantici o atlantisti, fate voi, ma poi ne paghiamo le conseguenze, quindi non è una scelta. Ciò che deve fare una media potenza non sovrana come la nostra, non sovrana in assoluto, è giocare tra più fuochi, ma senza esagerare, perché sa che se invece di giocare soltanto tra più fuochi scarrella, le conseguenze sono gravissime. E quindi questo governo semplicemente fa ciò che è obbligato e razionale. Si allontana dalla Cina, ritorna, si va per dire, tanto non si può andare da nessun'altra parte, verso gli Stati Uniti. C'è un passaggio ulteriore di cui Lucio parlava poco fa, en passant, che è quello del cosiddetto trattato del Quirinale, che è comunque una forma di consapevolezza di questo governo, una consapevolezza che è alla base della nostra debolezza, ma già essere deboli e consapevoli è meglio che essere deboli e inconsapevoli. Vero, il trattato del Quirinale, cioè la proposta francese di stringere insieme un patto bilaterale, non nasce in questo governo, nasce all'inizio 2018, c'era Gentiloni, c'era ancora Gentiloni, ed è stato pensato dai francesi per attirare noi verso di loro. Nell'ultima fase, però, nell'ultimo anno, anno e mezzo, questo progetto ha preso nuovamente grande linfa, e soprattutto negli ultimi sei mesi, ancor più che nell'ultimo anno, ha aumentato in maniera consistente di cogenza, fino a diventare, adesso, 25 novembre verrà a Roma Emmanuel Macron, fino a diventare, sembrerebbe, una firma. Che cosa è, a che cosa serve il trattato del Quirinale?
dicevo, rappresenta la consapevolezza italiana della sua debolezza, ma anche la consapevolezza francese della sua debolezza. È vero, nel medio periodo la Francia avrà più abitanti della Germania, ha un notevole problema. Grande serbatoio di questa crescita demografica è dovuta soprattutto alle seconde e terze generazioni di immigrati che non sono né assimilate né integrate. Macron ci prova in tutti i modi, punta all'assimilazione e si becca, come sempre in questi casi, le critiche degli americani che tutto vogliono tranne l'assimilazione nei paesi che sono loro satelliti, anche satelliti particolari come la Francia, quindi un satellite che è quasi un parente, ma che comunque ha nel suo essere satelliti dei limiti. Ma la Francia sa, nonostante tutto questo, di essere debole, debole al cospetto della Germania anzitutto, e in difficoltà al cospetto della Turchia. E questa nuova fase di rinnovo di interesse per quello che dovrà essere il Trattato del Quirinale nasce da questi due poli, quello tedesco e quello turco, per entrambi i paesi. Cioè Italia e Francia si uniscono in questo bilaterale, senza esagerare, perché hanno posizioni in questo momento complesse nei confronti di Germania e Turchia, diverse ma non lontanissime. Il motivo centrale del trattato del Quirinale è quello di impedire alla Germania di tornare all'austerity austera. La Francia ha già rinnovato nel 2019 un altro trattato, quello dell'Eliseo, diciamo così, che la lega alla Germania, e si è essenzialmente parata da quella parte. Ma se la Germania tornasse nei prossimi anni all'austerity sarebbe una tragedia tanto per la Francia quanto per l'Italia. Non basterebbe più raccontare all'opinione pubblica francese o italiana che ci pensa la Commissione europea. Queste sciocchezze non bastano. Se la Germania torna all'austerity, il castello di carte crolla, anche se a guidare la Commissione è una signora tedesca. Quindi sarebbe un grande problema. Dal momento che nell'ultimo anno i tedeschi hanno segnalato la voglia di pagare come con la loro solidità, anzitutto, per gli altri, per tenere in vita l'Eurozona, non è detto per nulla che lo facciano anche nel medio periodo, non diciamo nel 2030, ma nemmeno fra due anni, fra tre anni, come dimostrato peraltro dalle ultime elezioni tedesche, ma le tendenze bisogna, come diciamo spesso, riconoscerle un po' prima, non ci voleva un genio divinatore per immaginare che non fosse la postura definitiva e non lo sia da parte dell'opinione pubblica tedesca, anche se l'interesse di Berlino è salvare l'Eurozona sempre, ma questo è un altro discorso. E allora francesi e italiani pensano di unire le due debolezze per bilanciare il peso della Germania, per imbracare la Germania in una sorta di architettura per cui è costretta a fare la sua parte, non importa cosa succeda. L'altro elemento che avvicina i due paesi è l'altra parte dei dossier strategici italiani, che sono uno europeo e uno mediterraneo. Potremmo anche fonderli, ma se li vogliamo in una partizione, i nostri due dossier principali sono europeo e mediterraneo. In Europa proviamo a salvarci così, nel Mediterraneo il nostro grande problema in questa fase si chiama Turchia, e non solo a dire la verità, ma principalmente Turchia. Diceva Lucio Caracciolo, abbiamo ottimi rapporti anche con la Turchia, è vero. Addirittura dal porto di Taranto passa un asse italo-turco, definiamolo così. Ma è un atteggiamento tipicamente italiano. Noi siamo sotto la Turchia in Tripolitania, con un soggetto imperiale abituato a rimanere in loco sine die, non solo perché antica potenza anche da quelle parti, proprio perché ha nella sua mentalità imperiale la tendenza a essere stanziale. Cioè quando i turchi arrivano in un luogo gestiscono i servizi, propongono una forma embrionale di stato sociale, non si limitano soltanto ad esserci. In questa fase lo fanno anche in modo razionale, pochi militari propri, molti mercenari, nemmeno turchi, spesso arabi, non solo in Libia, non solo in Tripolitania. Sono molto attivi in Tunisia, neanche a dirlo, provano ad entrare in Algeria, finora respinti a mittente. Hanno subito un rovescio quest'estate proprio in Tunisia con un golpe ordito, soprattutto da francesi e sauditi, ma sono presentissimi nei Balcani, altro territorio per noi decisivo che unisce proprio l'Europa al Mediterraneo e che è storicamente sfera di influenza anche o soprattutto ottomana. E tra Bosnia e Albania la Turchia oggi è in grande ascesa. Due anni fa il Parlamento albanese ha affidato alla Turchia l'ammodernamento delle forze armate. È come se Ankara ci cingesse da sud e da est,
Abbiamo ottimi rapporti con la Turchia, ma siamo in enorme difficoltà. I francesi invece hanno pessimi rapporti con la Turchia, perché hanno, e sono in grande difficoltà a loro volta, perché hanno individuato nella Turchia il loro nemico centrale di questa fase. Nel Mediterraneo, i francesi sono in Cirenaica ovviamente, quindi contro i turchi, ed erano i francesi tra gli altri a mobilitare Haftar contro i turchi dalla Cirenaica alla Tripolitania, ma anche nei Balcani e anche nel Mediterraneo orientale, con la Francia che in questa fase non a caso si erge a protettore un po' posticcio della Grecia. Italia e Francia si ritrovano in questo, non solo dunque la necessità di calmare la Germania, di sedarla, ma anche la volontà di fare fronte comune, l'Italia sempre un po' sotto, fronte comune contro la Turchia. Va aggiunto che la Francia considera la Turchia un nemico anche dentro l'esagono, anche nel suo territorio nazionale, non solo in giro per il Mediterraneo e l'Europa. Macron, che non manca né di velleità ma nemmeno di mentalità strategica, ha stabilito che la Turchia è un problema nella formazione degli imam sul territorio francese e che per assimilare la popolazione gli imam devono rispondere ai valori repubblicani e devono trascendere l'influenza anche turca. I rischi per l'Italia sono moltissimi, tra cui quello di finire definitivamente dentro la sfera, anche dentro la sfera influenza francese. Già siamo in quella americana, già siamo in quella tedesca. È molto probabile che finiamo anche in quella francese, perché è vero che due debolezze si uniscono, ma nessuna debolezza è identica all'altra. Non serve citare un famosissimo letterato russo che raccontava di famiglie infelici tutte a modo loro, anche le debolezze sono diverse a modo loro, la nostra è più grave di quella francese, evidentemente. E in un accordo bilaterale non siamo noi a comandare, non nascondiamoci. Abbiamo sentito in questi mesi cose incredibili. L'Italia adesso guida in Europa un po' con motivazioni fantasiose, perché quello deve fare le elezioni, come se bastasse questo, perché la caratura dei paesi è dovuta alle elezioni, al voto di potere, certo, perché i tedeschi in voto di potere si fanno comandare dagli italiani e anche i francesi, come no? Come noi diciamo in Europa cosa fare, noi aggrappati alla volontà tedesca di tenerci in vita, però diciamo noi a loro cosa fare. Noi sui giornali italiani si legge questo, cioè noi dipendiamo da loro, che se cambiano idea andiamo in bancarotta, però noi alziamo il dito, da oggi in Europa si fa così, loro ci dicono avete ragione, non è proprio così, parliamo sempre di ci proviamo almeno a parlare di cose serie. Ma questa idea di aver scelto la Francia come male minore, che noi rischiamo di finirci dentro la sfera di influenza, anche a livello industriale, ancora di più di adesso, di subire l'iniziativa in Libia dopo che per causa francese abbiamo perso quello che era il nostro satellite più importante del mondo, la Libia, e dopo che la Francia ci ha fatto la guerra dalla Cirenaica verso la Tripolitania, anche se noi siamo su entrambi i fronti, sempre un po' a modo nostro, oggi abbiamo deciso che la Francia è il male minore, ed è corretto, perché è molto peggiore finire dentro l'austerity tedesca o sotto la Turchia chissà dove. Ma basta questo? Ed è questa la domanda del mio intervento. Basta aver utilizzato l'obbligatorietà delle vicende che abbiamo davanti per cambiare la nostra traiettoria? Spiegavo venerdì sera, ma gli studenti della scuola di Limes lo sanno molto bene, che le strategie esistono in quanto tali, non vanno inventate, devono essere soltanto riconosciute, perché la strategia è il bisogno primario, ancestrale di una collettività, dunque esiste in tutte le sue sfaccettature, lo stratega lo riconosce, non elabora niente, quello è il tattico. E Draghi in questo senso si limita a riconoscere l'obbligatorietà di alcune nostre scelte, non inventa niente. Voi direte, beh, gli altri neanche facevano questo, possiamo discuterne. Ma basta riconoscere l'obbligatorietà per cambiare la traiettoria? La risposta è no. E qui scendiamo a terra, dentro il fattore umano, ci caliamo nelle miserie, nelle grandezze del fattore umano. Perché la traiettoria italiana, visto che questo è un festival dedicato al futuro, può cambiare sì se l'Italia diventa più lucida, sì se l'Italia anche in una forma di estrema debolezza nella quale si trova almeno compie passi razionali e sì, come diceva Lucio Caracciolo, se si dota finalmente di uno Stato che non sia un ectoplasma, ma difficilmente può alterare concretamente la sua traiettoria se la demografia italiana e la pedagogia nazionale italiana non si modificano. E la demografia italiana, alcuni dati li snocciolava prima Lucio,
fa semplicemente paura, guardando al futuro, già oggi, ma guardando al futuro. Lucio raccontava dei milioni che perderemmo da qui alla metà del secolo. Se vediamo l'età mediana da qui alla metà del secolo, diventa impossibile anche ragionare. Si sa bene neanche qua, 53, 54 anni di età mediana. Un paese che oltre la mezza età non si sa nemmeno dove collocarlo, non ha nessun futuro, inevitabilmente. Ma non solo, come potrebbe già dimostrare un economista, e quando lo dimostra un economista siamo ovviamente nel campo più semplice, perché chi le paga le pensioni di questi, visto la porzione di popolazione così anziana che ci aspetta? Non è soltanto questo. Cambiare una traiettoria prevede, e dovremmo ormai saperlo bene, la vitalità di un'età bassa, i rischi che soltanto una popolazione giovane può sopportare, la consapevolezza di dover affrontare enormi sacrifici che soltanto una popolazione dovrebbe, mettiamola a condizionale, soprattutto se non in condizione post-storica, dovrebbe poter sopportare. Il PNRR, che non è nient'altro che la gestione dei soldi che ci arrivano garantiti dalla Germania sul nostro territorio, ha una R di troppo, lasciamola perdere, che fa veramente impressione, sulla parte demografica è estremamente carente. Ci sono misure per combattere la bassa natalità, ma sono tutte misure indirette. Più fondi per gli asili nido, va benissimo. L'assegno unico, anche legato al Family Act, per come è stato poi rivisto proprio in queste ore, sono 175 euro per figlio. In un paese che va morendo, letteralmente, è poco. Non c'è nessuna questione più rilevante. Nessuna. Non è che ce n'è un'altra. Si può essere anche spudorati. Si possono dare anche decisamente più fondi per una questione del genere. Si deve. E poi lo dicevamo ieri, questo paese non è mai riuscito nella sua storia a coniugare la necessità di fare figli e quella di non lasciare indietro le donne. Non c'è mai riuscito. Quando le donne facevano molti figli stavano a casa in Italia. Quando le donne hanno smesso di fare molti figli, fortunatamente lavoravano. Ma fare entrambe le cose, non necessariamente 10 figli, ma più di quelli che si fanno adesso, lasciando che le donne stiano nella società esattamente come sono ora, forse anche più coinvolte, questo paese non c'è mai riuscito. Ma nessuno se ne cura. È impossibile cambiare la traiettoria di un paese senza toccarne la demografia. Gli italiani devono essere di più e più giovani. Oggi discutevamo di un'altra espressione di Mario Draghi, che raccontava sui momenti ecumenici anche un po' furbeschi. Mario Draghi è un europeista furbo, è un europeista da rivista domenicale. Il trattato del Quirinale lo dimostra, è tutto tranne che europeistico. Ma in un momento ecumenico diceva: i giovani europei, tanto per dirne una, ma ovviamente si riferiva ai giovani postorici dell'Europa occidentale, sono oggi più colti e capaci che mai, ma a fare che? Non è chiaro. La potenza non prescinde dal nozionismo, gli americani sono molto meno colti, ma hanno un'idea violenta di sé della potenza e non la perderebbero per nessuna ragione. Bleffano e sparano, sono spesso miserevoli ma sanno stare al mondo, sono disciplinati, non si confondono, non sognano cose impossibili come l'esercito europeo, hanno grande dignità di sé e considerano gli altri per ciò che sono, non si vogliono sciogliere in sensi amorosi con loro, rimangono a casa altrimenti. Queste sono le caratteristiche demografiche che fanno la potenza, non tanto il nozionismo, che peraltro in Italia non è che sia proprio tra geostorie ed affini, non è che sia a grandissimi livelli. E qui arriva l'ultimo elemento con cui chiudo il mio intervento, perché poi non bastano nemmeno gli interventi sulla demografia per modificare la traiettoria. Si inserisce la pedagogia nazionale, dipende cosa insegna ad una collettività. Se anche metti al mondo più figli da adesso, e ce l'auguriamo, se tu continui a insegnare nelle scuole che la storia è finita, che tutto ciò che poi determina la traiettoria compiuta di una collettività è anacronistico, perché noi tanto dobbiamo soltanto essere adottati da qualcuno, che sia Bruxelles, che siano i francesi, che l'esercito europeo si fa come a risico, una parte te, una parte io, e poi tanto vediamo, ma chi lo comanda, ma non importa, siamo uguali, eccetera. Se tu continui ad insegnare questo nelle scuole e nelle università, puoi fare quanti figli vuoi, sempre al mondo alla stessa maniera vanno.
qui si crea un problema, che è il problema dell'intervento degli Stati Uniti. L'egemone, nel suo garantirsi egemonico, non è che ti fa fare ciò che vuoi, specialmente nella pedagogia nazionale non te lo fa fare. Tradotto, se noi inserissimo nella pedagogia nazionale l'elemento che abbiamo imparato sia in questi giorni che nella scuola di Limes, essere alla base delle pedagogie delle potenze, cioè la continuità assoluta, una potenza non conosce nessuna cesura, tutta la storia che l'ha riguardata è identica, è totalmente antiscientifica, ogni pedagogia nazionale di una potenza lo è. Ma se noi raccontassimo la storia d'Italia come un continuum che va essenzialmente dai latini fino ad oggi, gli americani non ce lo farebbero fare, griderebbero al ritorno del fascismo, che ha lo stigma di aver imbrattato il passato prendendolo dalla romanità. Figurarsi anche se prendessimo altri periodi storici, come fanno tutte le potenze del mondo. I francesi partono, non sa nemmeno da dove, da Clodoveo, eccetera. E così fanno gli inglesi prendono, discutiamo proprio in questi giorni, prendono un signore normanno che nel 1066 invade il paese, che era Guglielmo il normanno, francofono, e lo fanno inglese. Vaglielo a dire, ma non è scientifico, non è scientifico, no, proprio per questo è importante. Quindi se noi non riusciamo ad intervenire sulla pedagogia nazionale, recuperando l'idea di noi stessi, questo è un festival dedicato al futuro che io credo abbia trascorso il 70% del suo tempo a parlare del passato, la pedagogia nazionale che guarda al futuro deve necessariamente compiere questo scavo, recuperare il passato e renderlo attuale, perché la storia non è finita, ma se non è finita va insegnato. Se la storia è finita non c'è niente da insegnare, né nelle scuole né nell'università, in Italia lo fanno benissimo, ma se stabiliamo di dover rientrare nella storia, perché ne cambiamo la demografia, e allora la storia deve essere insegnata come ciò che è, miserevole, schifosa in molti momenti, ma sempre la stessa. Una collettività nel suo senso strategico, e mi auguro questo festival sia emerso, deve stare nella testa degli abitanti di una collettività sempre. Tutto ciò che è stato di una collettività è responsabilità sempre di tutti in tutte le fasi, anche quando noi non c'eravamo per centinaia e centinaia di anni. Le grandi potenze ragionano così. La conquista di Costantinopoli, che è quasi di 600 anni fa, da parte turca, è nella pedagogia nazionale turca di oggi. Da noi ciò che è successo 50 anni fa non ci riguarda, non eravamo noi, era qualcun altro. Miserevole, schifoso, eravamo sempre noi però. E così via. Se la pedagogia nazionale non si cambia in questo senso, neanche la demografia, basta. Perché come detto, e chiudo, se vogliamo guardare al futuro, dobbiamo ricordarci che il passato è esattamente il presente, perché ci appartiene. E l'unico modo per cui ci appartenga il futuro è di stabilire che il passato ci appartiene, altrimenti è molto difficile. Grazie. Grazie. Grazie Dario. È il momento di vedere e sentire Lapo Pistelli. Ci sei Lapo? Eccolo. Buongiorno, mi sentite? Sì, ti sentiamo molto bene. Buonasera, grazie di essere con noi. Lapo, le tue considerazioni. Ma guarda, innanzitutto parto con un disclaimer, credo di avere accettato incautamente l'invito, a parte mi dispiace non essere lì con voi, ma domani mattina parto molto presto per Causlandia e purtroppo i collegamenti tra Genova e Causlandia sono piuttosto limitati, quindi sono stato costretto a rimanere a Roma. Dico incautamente accettato perché l'esercizio che proponete a questo festival e anche in questo numero molto bello è un esercizio che richiede, come dire, doti di spericolatezza notevole. Io resterò un attimo sulla soglia del vostro esercizio, anche perché voi vi siete entrambi dedicati ad alcune considerazioni sull'Italia di oggi, sulla sua politica eccetera, che è un esercizio dal quale io mi voglio abbastanza astenere. Considero invece, non so se l'avete già detto, mi dispiace, magari nei due giorni precedenti, questo, il tema di quest'anno fortemente
in continuità in realtà con alcune cose che sono state già affrontate dai festival degli altri anni, quello sull'interesse nazionale, se non sbaglio, non mi ricordo se era un festival o comunque dei numeri che sono stati dedicati al tema del potere, quali sono gli elementi del potere, cioè non esiste una previsione nella logica che voi avete già declinato di futuro se non c'è una percezione di se stessi, delle elementi che definiscono che tipo di potenza puoi essere o puoi aspirare ad essere e qual è il tuo interesse nazionale. Evidentemente queste sono le fondamenta, i mattoni Lego su cui fare una previsione. Su questo io devo dire che mi trovo però, ma questa è una mia inclinazione personale evidentemente, in leggera distonia con alcune regole del gioco che Lucio e poi Dario hanno ribadito, quale quella ad esempio dell'assoluta, come dire, centralità della storia rispetto a altre categorie, per questo magari gioco più su questo esercizio, perché c'è un pezzo di Petroni, se non sbaglio, del numero appena uscito, che in qualche modo derubrica a categorie minori demografia, ideologia, forme politiche, innovazioni. Io mi sento invece un po', per certi aspetti, anche se questo non fa parte della mia formazione, un marxiano marxiano con la X, post litteram, cioè anche la aspirazione che si può avere di sé e la previsione che si può fare su se stessi e sul proprio paese ha bisogno di tener conto di alcuni fattori che non sono soltanto la forte identità del da dove si viene, la storia, le ultime accorate parole che Dario diceva, peraltro tutte condivisibili, sulla conoscenza della storia anche quando non è la tua storia anagrafica biologica, perché in fondo dovendo riguardare alcuni criteri principe su cui fare diciamo delle previsioni sull'Italia del 2051, si conta moltissimo diciamo così la storia che si ha alle spalle, perché costituisce un pezzo dell'immagine di sé che noi proiettiamo nel resto del mondo, anche se una storia passata, e che proiettiamo sulle giovani generazioni. Però poi inutile dirselo, in qualche modo Lucio lo ha già accennato nel suo intervento, la forza delle istituzioni, quanto Stato e che Stato siamo, la forza economica, che forza economica possiamo proiettare in proprio e quanto ad esempio la nostra economia oggi vive legata a alcuni vettori o ad alcune integrazioni verticali, quale ad esempio quella con la Germania, la nostra posizione geografica, si può essere rilevanti perché su una frontiera come quella di Causlandia, si può essere tranquilli e inutili perché su un'area magari geopoliticamente meno interessante, e diciamo tutti gli elementi di soft power che abbiamo affrontato in altri festival, che io francamente considero una delle doti su cui l'Italia non dovrebbe diciamo essere disinteressata, perché il fatto stesso di occupare nell'immaginario simbolico del mondo un ruolo, cioè sapere che ogni cittadino di questo mondo che viva in Tasmania o in Alaska, se gli dici la parola Italia ci associa qualche cosa, e in genere ci associa adesso degli elementi positivi che hanno più a che fare con la qualità della vita, col design, con la moda, col cibo, con tutto, col bello, con la storia, ma vi associa qualche cosa, e già avere, occupare un pezzo diciamo di immaginario simbolico della coscienza del mondo è un punto di partenza tutt'altro che banale. Non sono tantissimi paesi che possono giocare su questo elemento di partenza. Per quanto riguarda invece sempre l'esercizio di previsione, un altro elemento, non so se francamente preferisco esercitarmi sul cosa succederà o sul cosa mi piacerebbe che fosse, perché purtroppo nelle previsioni, vale anche per il Quirinale prossimo 21, no? Uno può avere un'idea di ciò che succederà e avere un'aspirazione su ciò che vorrebbe succedesse, però quello che mi sento di dire è questo, alcune cose mi sento di dire sono queste. La prima cosa, guardate, il 2051, anche se magari non fa parte della mia anagrafe o magari ci arriva per un pelo, è in realtà terribilmente vicino. Vorrei farvi ragionare su un paio di cose che non sono state dette nei due interventi precedenti. Se pensate a tutte le distopie cinematografiche
che hanno immaginato il futuro, almeno quelle cinematografiche della mia generazione, fosse come 1997, Fuga da New York, il Blade Runner 1 o il Blade Runner 2, la cosa che mi ha molto colpito è che in tutte quelle distopie cinematografiche si immagina che il futuro arrivi con dei cambiamenti pazzeschi, radicali, profondissimi, in un tempo molto breve, mentre invece molte di quelle date che sembravano distopie cinematografiche proiettate su un futuro remoto, quando siamo arrivati concretamente a quell'anno, non contenevano assolutamente niente di quanto era stato immaginato, cioè tutte quelle innovazioni disruptive non si erano assolutamente create. E il 2051 da questo punto di vista è terribilmente vicino, e io provo, se me lo consentite, a leggerlo nello stesso identico modo con cui, facendo analisi e predizioni, noi lo applichiamo al campo energetico. Non parlerò di energia, giuro, però mi interessa soltanto come riferimento. Lì avete un totem in quella sala, Palazzo Ducale, dove c'è Any Road to 2050, no? È la nostra mappa verso la neutralità carbonica. È domani, è dopodomani, è una distanza estremamente breve. Ecco, la cosa interessante quando nel campo dell'energia facciamo la previsione a 30 anni è che tutte le previsioni, non quelle dell'ENI, dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, di IRENA, eccetera, devono incorporare nella loro previsione che per arrivare a una certa destinazione tra 10 anni devono succedere una serie di cose che oggi noi non conosciamo. Cioè, intendo dire, andando avanti con gli elementi che conosciamo oggi, non raggiungeremo mai la destinazione che ci siamo prefissi o che ci siamo figurati, la neutralità carbonica e quindi il contenimento dell'innalzamento della temperatura del pianeta. Quindi abbiamo bisogno di introiettare delle variabili esterne, cioè delle disruption tecnologiche che ci portino a cambiare ciò che oggi sappiamo che va cambiato, ma non sappiamo come va cambiato. È un po' bizzarro dirlo così, ma è purtroppo così. Sono studiate 280 tecnologie dall'Agenzia Internazionale dell'Energia, molte di queste non esistono sul mercato nello stato sperimentale, ma sappiamo che dobbiamo trovare una soluzione in quel campo nei prossimi 15 anni, altrimenti non ci arriveremo. E allora questo mi porta a dire che, salvo appunto che non accadano alcune di queste cose, il 2051 è terribilmente vicino. Poi, se io mi guardo alle spalle, in realtà sono convinto che e tutti i giusti riferimenti che Dario e Lucio hanno fatto sulla storia, nella nostra storia personale, individuale e dunque anche però storia collettiva, storia di paesi, storia di relazioni fra paesi, ci sono state alcune disruption che purtroppo non sono storiche, sono tecnologiche in questo caso, che secondo me hanno cambiato il nostro modo di leggerci, di percepirci, di interagire con gli altri in modo molto più profondo di quanto non vogliamo ammettere. Io penso alla mia generazione, che politicamente ha avuto forse nel 1989 la caduta del muro da un lato e l'11 settembre 2001, quindi 9-11-11-9, forse i due eventi spartiacque simbolici della mia generazione. Io sono del 64 e penso che nell'arco dello stesso periodo, dall'89 diciamo ad oggi, ho avuto altri due eventi, elementi puramente tecnologici. Il primo indirizzo web del CERN di Ginevra, agosto 1991, il primo indirizzo, primo dominio web, che avviene nello stesso momento in cui Yeltsin arringa il popolo moscovita contro il tentativo di golpe contro Gorbaciov. E il secondo è la presentazione al mercato dello smartphone, del primo iPhone, diciamo della prima diffusione del primo iPhone, giugno 2007, che avviene mentre in Italia il secondo governo Prodi litiga con Bertinotti e Mastella. E penso a quanto in realtà questi due eventi, che sono due eventi tecnologici, hanno cambiato radicalmente il modo nostro di essere, il nostro modo di lavorare, il nostro modo di apprendere le informazioni sul mondo, il nostro modo di raccontare una rivoluzione o farla scoppiare una rivoluzione, denunciare un regime e craccare una censura, cioè eventi che non possono essere confinati nella sfera della tecnologia. Sono tutti eventi, non necessariamente il colore diciamo predisce il sentimento di quegli eventi, che Nassim Taleb avrebbe chiamato cigni neri, eventi imprevedibili, eventi che però sono capaci di cambiare, diciamo, radicalmente il nostro modo di vivere. E
lo riporto ancora una volta sul tema della, diciamo, della nostra transizione energetica, per poi fare due ultime parole sull'Italia. Per arrivare dove dobbiamo arrivare, scusatemi, diciamo, il modo semplice, divulgativo, sono responsabile delle sciocchezze che dico, quindi ascrivetele soltanto a me, vi sono, come dire, due modi per arrivarci, o meglio, due modi che nel dibattito recente ci mette davanti. Uno, fatemi dire, è la transizione alla Greta Thunberg, cioè l'idea di un monito generazionale che mette sotto processo una generazione, le generazioni precedenti e le leadership politiche, e gioca su un senso di colpa dell'Occidente, soprattutto del nord ricco del pianeta, dicendo non si può andare avanti così, c'è bisogno di una forma di decrescita felice, fatemi dire, e quegli occhi che ti ammoniscono i grandi della terra, mandano quel messaggio. E poi c'è una via d'uscita che di segno opposto, fatemela dire, alla Elon Musk, che magari emette terribilmente emissioni CO2 per portare una decina di super ricchi a spasso per lo spazio, ma che ti dice abbiamo avuto ogni forma di problema, ma l'abbiamo risolta con delle disruption tecnologiche, con dei salti in avanti non prevedibili. Elon Musk è capace di dirti che anche il Covid non sarebbe stato lo stesso Covid, visto che Lucio ha esordito parlando del Covid, se grazie alla tecnologia digitale non avessimo avuto la possibilità di fare lo smart working, la didattica a distanza, di ordinare, diciamo, cibo online, di guardare piattaforme in streaming e di intrattenerci nel tempo in cui eravamo condannati a stare in casa, ma anche di creare un vaccino in meno di 300 giorni. Cioè ci si può uscire con una forma di senso di colpa o ci si può uscire guardando in avanti, essere sul futuro ottimisti o pessimisti. E allora, penultima osservazione che voglio fare prima di dire appunto due cose sull'Italia. C'è un tema che è molto scivoloso e quindi che io approccio, diciamo, con semplicità, non con semplificazione, ma mi piacerebbe che potesse essere al centro delle riflessioni anche che l'IMES fa, nel rapporto della narrazione di se stessi sul futuro. E quindi una storia di cui ci si sente responsabili anche quando questa affonda centinaia di anni prima. Noi potremmo parlare della storia di Roma. Dario ha fatto nella finale del suo intervento un riferimento a Costantinopoli, ma perfino nella contrapposizione Serbia-Kosovo c'è stata tutta una mitologia utilizzata in modo strumentale sul significato della battaglia del campo dei Medi del 1300, cioè la storia da cui non ti distacchi ma che ti porti dietro anche per usarla. Allora, se io guardo ciò che il numero che adesso in edicola, fatemi riprendere soltanto, ecco, i grandi dopodomani si chiamano, e la sezione, la parte 2, a me ha colpito una cosa, che tutti quelli che vengono considerati o grandi per loro natura o grandi per aspirazione, e quindi ci metto la Cina, ci metto la Russia, ci metto la Turchia, ci metto alcuni dei paesi che sono esplorati, sono tutti in questo momento nella condizione singolare di essere più o meno economie di mercato, e da questo punto di vista si attua una delle due previsioni, virgolette, sulla fine della storia di Fukuyama, quindi sono in qualche modo economie più o meno liberali di mercato, anche se non si chiamano così tecnicamente nell'interno di quegli ordinamenti. Ma tutte e due non sono diventate democrazie, tutte queste non sono diventate democrazie liberali. Ovvero, vi è un tema, secondo me, legato alla capacità di proiettarsi sul futuro con visioni strategiche di lungo periodo e capacità di perseguimento di quelle visioni, e il rapporto con lo strumento democratico. Non sto evocando la fine della democrazia, né sto auspicando la fine della democrazia. Ma credo che uno dei temi per confrontare la relativa fragilità di alcuni paesi davanti alla proiezione di se stessi nel lungo periodo e la forza che attribuiamo ad altri sempre sul lungo periodo abbia molto a che fare con le forme politiche. Ha a che fare con le forme politiche che un impero o un simile impero come quello americano possa entrare e uscire con tutti gli sbandamenti del caso dagli accordi con l'Iran o sull'accordo di Parigi sul clima,
a seconda che vi sia il governo Biden o Trump o Obama, ma ha molto a che fare con questo il fatto che la democrazia è oggi talmente malata di short-termism, di breve termine, da non riuscire a proiettare neanche in forma pedagogica la leadership verso le proprie constituency, verso il proprio popolo, un'idea lunga di se stessi. E mi è venuta in mente, anzi lo sono andato a ricercarla proprio, una frase di dall'uomo senza qualità di Musil, che scriveva testualmente: il tempo presente è antifilosofico e vile perché non ha il coraggio di decidere cosa ha valore e cosa non ne ha. Siamo all'epoca della scheda elettorale e la democrazia, per dirla con la massima concisione, significa fai quello che accade, cioè la difficoltà enorme di andare oltre. L'ultima battuta la faccio sull'Italia. Allora, io mi trovo in realtà poi molto d'accordo, per questo il punto è molto sintetico, sulle cose che poi Lucio e anche Dario hanno scritto: la forza della statualità da recuperare per poter affrontare le sfide che ci riguardano, una debolezza enorme, la demografia declinante e declinante nelle forme che sono già state descritte. Un elemento secondo me di debolezza che diventa anche di forza: siamo su una faglia, è vero, ma essendo su una faglia stiamo sotto attenzione, e quindi l'essere su quella faglia non ci farà mai andare alla deriva da soli, proprio perché siamo una frontiera. Ed essendo una frontiera, io penso che stare dentro quella relazione che è stata evocata, il triangolo scaleno con Parigi e Berlino, ci aiuti anche fra 30 anni, e questa io non so se è una previsione o un auspicio, a essere al di sopra di quel confine e non al di sotto di quel confine, come Lucio in forma pessimista ha pure eventualmente prefigurato. Considero un elemento di forza appartenere a un progetto come quello dell'Unione Europea, che pur depurato da tutte le sue retoriche, talvolta anche ingenue, ha dimostrato negli ultimi 20 anni di essere un progetto estremamente resiliente, diverso da alcune narrazioni retoriche, ma comunque resiliente, oltre la crisi dei trattati costituzionali, oltre la crisi delle migrazioni, oltre Lehman Brothers, magari oggi innamorato del Green Deal come elemento rifondativo, ma comunque capace di avere superato varie patologie disgreganti che ne stavano minando apparentemente l'esistenza. Considero dal punto di vista dell'agenda, quindi della way forward, che le cose che sono state già richiamate, quindi occuparci, io non dico tanto delle nostre frontiere, ma del nostro estero vicino, siano essi i Balcani, ossia il Mediterraneo, l'economia del Mediterraneo e il rapporto con i paesi contermini, l'agenda possibile per la nostra gittata. È inutile che noi ci facciamo un'agenda che non corrisponde alle caratteristiche strutturali del paese che siamo. Non siamo gli Stati Uniti, non siamo il Giappone, non siamo la Cina, non siamo neanche la Germania. Dobbiamo dunque mitigare le debolezze e appoggiarci sulla forza che abbiamo, sugli elementi di forza che abbiamo. E termino dove ho cominciato: il fatto però di occupare nel soft power, cioè nella immagine proiettata e percepita, occupare uno spazio significativo nell'immaginario simbolico del mondo è secondo me cultura, bellezza, stile, eccetera, è una roba che non dovremmo lasciare al Salone del Mobile di Milano anziché a Italy, ma rivendicarlo come uno degli elementi di forza del nostro sistema. Termino davvero, mi rendo conto che ho fatto un esercizio molto debole di previsione, ma ripeto, 30 anni sono secondo me domani o dopodomani, e credo che il messaggio forte del numero di Limes, ma anche del festival, quello pedagogico, sia quello di obbligare il lettore o colui che si imbatterà anche in questa copertina a interrogarsi sul futuro, cioè a non vivere la patologia del presentismo, che è drammatica, perché quella che avete già descritto ammazza le identità, ammazza le nazioni, ammazza i popoli. E così come ho citato Musil, cito un altro verso, in questo caso di un poeta tedesco, che non dico mi è caro, ma quel verso mi è molto caro:
Rilke che diceva che alla fine il futuro entra in noi prima che accada. Allora, 30 anni sono molto brevi e in attesa, io spero, di cigni neri positivi che ci diano dei salti di paradigma, non soltanto nell'energia, ma anche nel modo di affrontare le sfide che abbiamo richiamato, il monito per tutti è: il futuro arriva, entra in noi prima che accada, e il 2051 è molto più vicino di quanto possiamo immaginare. Grazie. Caro Lapo, ti ringrazio di questo intervento, addirittura della tua già approfondita lettura del numero di Limes, che per noi è molto gratificante, so con quanta amicizia ci segui. Solo una nota sulla simpatia. Siamo proprio sicuri che conviene essere simpatici? No, non stiamo parlando di relazioni interpersonali, stiamo parlando di conflitti di potere. E allora lì forse la prima qualità non credo che sia quella di essere simpatici, ma sia quella di sapere quello che si vuole, di sapere come lo si può raggiungere e sapere quello che l'altro vuole da te. Poi, se l'altro ti guarda con simpatia in un conflitto di potere, io francamente mi metto le mani davanti di dietro, insomma, cioè non mi sento tranquillo. Vedevo l'altro giorno una statistica, due statistiche. Una, le popolazioni più simpatiche, anzi non le popolazioni, le nazioni più simpatiche agli americani. Beh, noi siamo top of the polls quasi, in compagnia niente meno che dei britannici, ma molto molto avanti alla gran parte dei paesi. Considerazione dell'America per l'Italia? Lapo, sai molto bene che non è esattamente top of the polls, così come anche con i cinesi. I cinesi ci amano, cioè gli abbiamo fatto di tutto e di più, gli abbiamo dato, come si dice a Roma, delle sole incredibili e tuttavia ci vogliono un gran bene per motivi storici e quant'altro. Ecco, allora forse dobbiamo distinguere quella che è una umana pulsione verso la simpatia, quella che è purtroppo la sporca logica di chi deve a un tavolo, possibilmente a un tavolo e non dietro una trincea, difendere degli interessi. Ma questo era semplicemente, ecco, Lapo, sapevo di provocarti e quindi voglio la tua risposta. No, Lucio, guarda, mi dispiace molto non essere lì, perché queste cose si fanno molto meglio in diretta. Cerco di essere brevissimamente. Tu hai ragione, se il tema è c'è un rapporto di potere o uno scontro di potere, uno scontro di potenza, elemento simpatia conta magari fino al punto in cui il tuo carnefice ti spara sorridendoti, quindi non è un grande elemento di consolazione. Però io ti voglio dire questo: se provo a smontare quali possono essere, proprio a livello basic, i parametri di un rapporto di potenza, dico demografia, siamo una media potenza, siamo dentro le prime 20 demografie del pianeta oggi, non lo saremo tra 30 anni per effetto delle cose che Laura Canali e poi le previsioni delle Nazioni Unite spiegano. Abbiamo una particolare forza statuale? No. Sopravviviamo. Un noto politologo americano ha scritto su di noi un manuale usato nell'università che è titolato Sopravvivere senza governare. Quindi mi fermo al titolo, è il numero di presidenti del Consiglio e di ministri degli esteri che si sono avvicendati a dirla tutta. Abbiamo una particolare forza economica? No, ma non è disprezzabile quella che abbiamo, e non soltanto sulle classiche Ferrari Food and Fashion, le 3F, ma su tecnologia, meccanica, eccetera, che ci pongono ben alti, diciamo, nella classifica economica mondiale, integrati con altri. La nostra posizione geografica è strategica molto più di altri, proprio perché siamo su quella frontiera che ho, diciamo, prima richiamato e che voi ogni volta enfatizzate. Però io dico anche che noi abbiamo nel nostro carniere, non è un tema appunto da derubricare sulla simpatia, il fatto, lo ripeto con gli stessi termini, di occupare un posto nell'immaginario simbolico del mondo, non soltanto strappare un sorriso. E io credo che questo sia un valore. Allora, se parlassimo della cessione di un'azienda, di un ramo d'azienda, sarebbe il valore di avviamento del marchio. Ecco, il valore di avviamento del marchio Italia vale stramaledettamente tanto, e sono pochi i paesi che si possono permettere di giocare su un valore del marchio così importante. E poiché giustamente, come dire, voi richiamate il lettore alla consapevolezza di sé
anche delle parti meno belle della storia, ma della propria storia, avere anche consapevolezza del valore del nostro marchio, del proprio marchio, che non è il Made in Italy economico, è il marchio Italia, e ciò che questo comporta ha un valore. Un'ultima battuta fuori testo, perché l'ho saltata, ma mi interessava dare forza a quell'argomento anche per provocare te e la rivista, diciamo, su questa riflessione. Quando ho fatto il riferimento fra narrazione di se stessi, strategie di lungo termine e il rapporto con la democrazia, una cosa che mi ha molto colpito in tutte le distopie cinematografiche, di cui, come si capisce, sono un avido consumatore, è che non ve n'è una sola, tranne quella americana di Guerre Stellari, che gioca non a caso con i termini della nostra storia antica tra l'impero e la repubblica, quindi cita, diciamo, elementi quasi da cicli storici dell'impero romano, ma non ce n'è una sola che, proiettandosi nel futuro, immagini che la democrazia è stato un bene resiliente, cioè che siano oligarchie economiche, oligarchie tecnologiche, oligarchie etniche, il tema del rapporto democratico come l'abbiamo costruito gli ultimi 200 anni è in tutte le distopie considerato superato. Questo è un tema che a me colpisce molto, perché io mi sento imbevuto di questo tipo di storia e di cultura, ma mi rendo conto che nel lungo fluire della storia questa esperienza è un'esperienza che è durata un batter di ciglia, cioè dopo la rivoluzione industriale fino ad oggi, e francamente penso che questo sia uno degli elementi più importanti di cui discutere negli anni a venire. Grazie Lapo, buon viaggio in Caoslandia. Però resta perché una domanda anche per voi. Sì, resta perché ci sono le domande che il pubblico, anche grazie allo streaming, rivolge a noi tre. Quindi prego Dario di aprire il fuoco. Giro subito allora la domanda a Lapo, che deciderà che cosa rispondere, evidentemente. Non so perché, ma caro Lapo, ti chiedono: quanto crede nella possibilità entro il 2051 di avere la fusione nucleare? Forse parlando di distopie cinematografiche te la sei un po' tirata, quindi vogliono sapere da te quanto credi nella fusione nucleare da qui al 2051. Sarò molto breve, io ho fatto il liceo classico, quindi devo affidarmi a ciò che mi dicono, diciamo così. Allora, mi fanno questa domanda perché noi abbiamo annunciato come azienda, come Eni, alcuni mesi fa il raggiungimento di un obiettivo molto importante, che è l'aver generato, diciamo ovviamente generato e mantenuto sotto controllo, un campo magnetico di 20 Tesla, che è una quantità, diciamo, rilevante per gli addetti del mestiere, che è una delle precondizioni per poter arrivare non a ciò che abbiamo conosciamo storicamente anche per scopi militari, le fissioni nucleari, ma la fusione nucleare, quindi il processo contrario, che può diventare foriero di un'energia rinnovabile infinita soltanto se contenuto. E ciò che serve per contenere la fusione magnetica sono superconduttori e dei campi magnetici formidabili. Bene, questo è un po' Guerre Stellari, ma funziona così. Quindi una delle cose che siamo riusciti a fare con l'MIT di Boston, in cui siamo in joint venture, è questo primo elemento, diciamo, di sperimentazione riuscita. È uno degli N elementi che servono. Noi cominciamo a ragionare sul fatto che nel prossimo decennio siamo in condizione di avere i primi prototipi industriali. Se questo poi ci porta al 2050 a dire che questi sono uno delle breakthrough technologies che ci permetteranno di fare il salto che ci viene richiesto di fare dal clima, io non posso che augurarmelo, mi piacerebbe anche vederlo, però in questo momento non ho, come dire, la competenza per poter scommettere che il successo sarà sicuro in quei termini. Io ovviamente non so, Lucio, vuoi aggiungere qualcosa sulla fusione nucleare? Sei sicuro? Altrimenti io passerei oltre, non possiamo che affidarci. A te, Lucio, chiedono, è possibile riprendere l'iniziativa nei Balcani? Da parte italiana, si intende. Se sì, come? Abbiamo fatto tutto il possibile per renderla impossibile negli ultimi anni, partecipando alla balcanizzazione attiva dei Balcani. Quindi adesso recuperare quello che poteva essere un asset abbastanza importante negli anni 90, quando avevamo qualcosa da dire e da fare tra Albania, Serbia e quant'altro, oggi mi pare un po' difficile. Allo stesso tempo è un dovere, cioè io non credo che noi si possa immaginare un'Italia abbastanza sicura nei prossimi anni e decenni se non recuperando una qualche capacità di influenza e di contrattazione
nell'area balcanica e nell'area nordafricana, cioè negli affacci marittimi pericolosi di questo paese. A me invece mi chiedono se è possibile che Biden, come contropartita per AUKUS, abbia, AUKUS ovviamente è il patto tra Regno Unito, Australia e Stati Uniti per la fornitura di sottomarini all'Australia da parte americana, ma con una iniziativa anche inglese che ha sostituito un'altra commessa precedente francese, immagino sappiate un po' tutto al riguardo. Insomma, mi chiedono se come contropartita di questa chiusura d'affari per la Francia, Biden non abbia concesso a Macron un atteggiamento più duro da tenere verso la Turchia, mi viene chiesto, ma l'impressione è no, nel senso anche Draghi ci ha provato ed era corretto provarci. Vi ricorderete quando Draghi sfrutta anche lì in maniera molto arguta il caso di Ursula von der Leyen, quando Erdogan in maniera molto sgradevole l'aveva lasciata fuori dalla seduta principale, quindi fuori anche da un protocollo più o meno arbitrario, non che questo non fosse, ripeto, un episodio sgradevole, ma Draghi lo utilizza per bollare come dittatore, per bollare Erdogan come dittatore. Si rivolgeva ovviamente agli americani, cioè utilizzava il gergo tipico statunitense, ma ancora più tipico di Biden, dicendo: sei tu che ci hai insegnato che dobbiamo applicare categorie morali o moralistiche, fate voi, ai leader internazionali, dunque contro Erdogan, che è dittatore, nella mia interpretazione, la mia di Draghi, si intende, da ogni punto di vista, tu Biden, che immagino, diceva Draghi, sottintendendolo, non puoi che condividerla, devi fare qualcosa. Cioè si sperava che gli americani intervenissero per limitare questa ormai eccessiva ingerenza turca al Mediterraneo e i Balcani, che a noi non farebbe altro che comodo, ma gli americani hanno risposto picche. Siamo certamente meno importanti della Francia, ma io temo che rispondano, ammesso che Macron l'abbia chiesto, ma può essere senza dubbio, penso che rispondano più o meno picche anche alla Francia, sebbene la Francia sia il doppio americano, un alleato sentimentale, tutto ciò che sappiamo, l'unico paese europeo che non ha una base americana, non l'ha mai avuta sul suo suolo. Perché? Perché la Turchia resta, nell'interpretazione di Washington, troppo utile in funzione antirussa, perché controlla gli stretti a proposito di Mediterraneo, perché in Libia, sempre l'interpretazione americana, quindi se ne può discutere, frena quella che immaginano negli Stati Uniti sia una possibile espansione dalla Cirenaica dei russi, che con gli americani considererebbero ben peggiore di quella turca. Comunque la Turchia rispondono soltanto quando gli fa comodo, è ancora parte della NATO, quindi immagino che non ci sia stata questa concessione da parte americana verso la Francia. Un'altra domanda per l'APO Pistelli, che si unisce, devo dire, ad una mia riflessione che più o meno gli giro e che è molto simile ad una domanda, perché è vero, ricordare che noi siamo su una faglia ci tiene vigili anzitutto, oltre che rilevanti, come l'APO Pistelli lasciava intendere, cioè avere un motivo per cui non possiamo distrarci troppo, se no si cade in contesti ben più pericolosi di quelli che abitiamo, è certamente positivo. Ma quello che potrebbe emergere, su questo vorrei che l'APO tornasse, è che la nostra fosse una rilevanza dovuta alla collocazione geografica anche di tipo passivo, cioè visto che siamo su una faglia siamo importanti anche per qualcun altro, in questo caso gli americani, e non può essere intesa come una sorta di, ci chiede in questo caso un ascoltatore, di invito comunque alla passività, cioè dal momento che siamo importanti per ragioni geografiche, quindi qualcuno ci si accolla, per dirla in francese, forse gli americani, chissà, non ne ho idea, noi che facciamo? Rimaniamo passivi perché vogliamo beneficiare di questa rendita che ci trova sulla faglia? Punto interrogativo. No, la risposta è ovviamente no, diciamo, è una domanda retorica, l'idea che si è rilevanti e dunque si può rimanere passivi, si è rilevanti perché si è vigili, però la geografia ci consegna una posizione di faglia. Del resto mi viene da dire, non vorrei che, diciamo, chi ci segue avesse l'impressione che se non fossimo stati geograficamente rilevanti quando l'asse, invece che essere orizzontale era verticale, noi eravamo confine di guerra fredda, diciamo, noi fossimo rilevanti perché simpatici, mi cito, o rilevanti perché decisivi da un altro punto di vista nel tempo della guerra fredda, eravamo confine anche in quel tempo lì, e dunque siamo stati sotto un occhio di attenzione e di protezione anche in quel tempo lì, una volta verticalmente e oggi orizzontalmente. Però credo che abbiamo bisogno di lavorare
come dire, in modo proattivo, ma ho già detto quello che nel mio intervento, quello che penso si debba fare sul vicinato sia balcanico che mediterraneo e sull'economia del mare, che è una delle questioni su cui l'IMES giustamente e ostinatamente torna da un paio d'anni. Se posso approfittare del collegamento, perché non mi potete neanche tirare il microfono in testa per ragioni di cortesia, mi verrebbe da come dire, giocare anch'io col futuro facendo una domanda a Lucio e a Dario, quindi da relatore faccio l'ascoltatore che fa la domanda. Se voi doveste scegliere, e non potete però che scegliere in forma secca, tipo 1x2, se il futuro per voi si presenta più plausibilmente nella sua forma circolare alla Giambattista Vico, nella sua forma progressiva, molti padri, quindi inutile citarne uno solo, o nella sua forma regressiva decadente come Esiodo, dall'età dell'oro all'età del ferro, su quale delle tre opzioni scommettereste di più? Vai Lucio. No, ti prego. Quindi lascia a me la palla per primo. Beh, io sono senza alcun, per me è semplice in realtà, sono senza alcun dubbio per quella circolare, perché per due ragioni, tra l'altro lo raccontavo nel mio intervento di venerdì sera, perché come spiegava Hobbes la rivoluzione compiuta è quella circolare, ma perché nell'etimo stesso di rivoluzione, nell'etimo tardo latino, c'è la circolarità, cioè rivoluzione vuol dire ritornare, quindi revolvere voleva dire questo in latino, cioè tornare, rivoluzione significa questo, e perché per farla molto breve le costruzioni umane sono fatte di biologia anche, quindi gli esseri umani nascono e muoiono. Io credo che se dovessi per forza scegliere, partendo dal presupposto che è un incrocio fra tutte, oddio fra tutte non lo so, ma almeno tra un paio di queste sì, però se devo sceglierne una, visto che l'Apo ci impone 1x2, scelgo la circolarità. Non so se tu Lucio sei più da filosofia della storia, sì, o certo, no. Sì, certo, è il mio mestiere. No, mi piacerebbe... No, è perché ti conosco poco, quindi... Mi piacerebbe molto che fosse come dici tu, ma io penso che purtroppo la circolarità arriva fino a un certo punto, cioè non completa il circolo, e che invece ci muoviamo in un orizzonte abbastanza zigzag, in cui è molto difficile individuare sia una linea di progresso che una linea che ci riporta a, chissà, al compimento del circolo. Quindi dobbiamo, io credo, ballare parecchio nel prossimo futuro, e questo ci deve trovare allenati, un po' il messaggio che abbiamo cercato di dare in questo festival. Sì, ma non te la cavi così, perché l'ultima domanda, che è per te, quindi vogliono te, ma che riguarda evidentemente anche l'Apo, a cui non chiederemo di rispondere, è possibile immaginare un'occupazione militare della Libia da parte italiana? Quanti secondi hai? È già avvenuta, a partire dal 1911, mio nonno poi è stato governatore militare della Cirenaica, quindi la risposta è sì. Ripeterla oggi, ma forse dovremmo trovare dei mercenari e i soldi per comprarli. Le forze armate italiane, a cui va tutto il mio rispetto, non mi paiono attrezzate. Con questa risposta lapidaria di Lucio Caracciolo, di fatto si chiude il Festival di Limes, ma non te la cavi nemmeno così. No, certo. Saluto. È necessario e lascio a te la palla. Sì, grazie. Intanto grazie a voi che avete avuto la pazienza di seguirci per questi tre giorni, che per noi sono stati appassionanti, spero che lo siano stati in parte anche per voi. E quindi volevo ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo evento, a cominciare ovviamente con Dario dal gruppo di Limes, quindi Orietta Moscatelli, Laura Canali, Fabrizio Maronta, Federico Petroni, Niccolò Loccatelli, Giorgio Cuscito, Daniele Santoro, Mauro De Bonis, Lorenzo Di Muro, Lorenzo Noto, Alfonso Desiderio, e se ho dimenticato qualcuno mi inginocchio. Ovviamente gli amici di Palazzo Ducale che permettono questo festival, ormai se ne sobbarcano gran parte del lavoro da un bel po' di anni, in particolare quindi Monica Biondi, Elvira Bonfanti, Luana Toselli, e mi permetto di aggiungere, sta qui Carla Turinetto, e aggiungerei anche, ricordando da dove siamo partiti insieme, ti ricorderai Carla, Luca Borzani, che mi venne a trovare una quindicina d'anni fa, organizzammo il primo evento di Limes nella sala del caminetto dove si stava praticamente in tre, qui siamo un po' più larghi e questo è già un segno confortante per il nostro rapporto di simpatia, caro Lapo. Naturalmente servizi tecnici, gli interpreti che mi dicono, per quello che ho saputo, sono stati brillantissimi.
gli amici delle amiche del gruppo, no, del gruppo editoriale nostro, Franca Prest, Allegra Lanzi, Ludovica Carrara, che ha curato la parte di sponsorizzazione, visto che siamo alla sponsorizzazione, gli amici dell'ENI e di Banca Intesa, senza dei quali, dimenticavo Camilla Talfani, senza dei quali non sarebbe stato possibile nulla di questo. Ci vediamo al 9° Festival di Limes. Grazie.